sapere com'è stato lavorare nelle produzioni americane, cioè se ti sei sentita a tuo agio. Ieri Valentina Lodovini parlava delle sue prime esperienze, no? E di come magari, non so, il direttore della fotografia o qualche altro, il direttore della macchina, l'avessero aiutata a sentirsi proprio agio. Tu, vabbè, non sei, diciamo, alle prime esperienze, però diciamo una prima esperienza forse americana, quindi com'è stato? E poi, visto che ti abbiamo visto in qualche scena un po' action, se ti sei preparata anche fisicamente al ruolo? No, mi sorrido non per queste domande, ma diciamo per me, diciamo, in questa situazione, perché mi fa molto ridere aver fatto un film d'azione e parlare di questo comunque. No, mi sono trovata, allora, io per fortuna ho più piedi di per terra. Forse è troppo, per cui anche ho avuto a tratti il sangue freddo di essere con loro realmente, cioè di non farmi venire un coccolone per il fatto di dover recitare con almeno loro due. Se non ogni altro uscivo a fare qualcuno tipo Idris Elba e quindi questo fatto di stare piantata a terra mi è stato utile. Allo stesso tempo veramente quello è un sistema così diverso dal nostro, nel senso un dispiego di mezzi, di tutto grande, tutto spettacolare, forse non tutto necessario, perché penso che noi in qualche modo facciamo, lo penso davvero, facciamo lo stesso cinema, ma lo facciamo su una scala ridotta, che purtroppo adesso è così perché stiamo un momento molto difficile, almeno in Italia, i mezzi sono quelli che sono. Però questa idea di fare un cinema artigianale, di lavorare in pochi, è sicuramente una dimensione, ad esempio, che io personalmente preferisco, pur essendomi molto divertita a stare là in mezzo e a vedere tutto quello che c'è di spettacolare, insomma, che si porta in cinema americano. La preparazione fisica? Sì, la preparazione fisica, vedi come avevo pensato. No, in realtà, senti, è sempre l'approccio scientifico, invece che fare lì un po' di ginnastica prima, ho fatto tutte io le scene d'azione. C'è una scena con un tono, ma in realtà il tono non c'era, cioè stavo messo dopo. Un po' originale. L'attore originale è fatto benissimo. Tutte invece le capriole e i capitomboli anche da io mi sono fatta un po' male, però di questo insomma ero felice e contenta di me stessa come una bambina, quindi nessuna preparazione fisica, un po' perché sono bella tosta e un po' perché senti che riflessione ho fatto mentre Sean Penn lì che proprio fa quello di lavoro e deve essere allenato, no? Con tutte quelle mosse così. Questa che il mio personaggio era una signora, a un certo punto diventa una signora che vive a Barcellona, che ha la villa, quindi la signora che inizia a scappare in giro per il mondo scappa come una signora, tutto quanti i mocassini erano anche sistemata come una vera signora borghese, quindi no, non mi sono preparata.